C'è il capitolo sugli standard aperti, no? E io, che ho scritto anche un libro intero sul tema degli standard aperti, lancio questa provocazione. Noi abbiamo parlato per 20 anni di, insomma, abbiamo messo l'attenzione, molta attenzione sulla necessità di fare open source, di condividere il codice sorgente, di usare delle licenze open, e pochissima invece, lasciato molto in secondo piano l'aspetto degli standard aperti. Secondo alcuni teorici, e io mi accodo anch'io a questi, se l'avessimo presa dall'altro lato, probabilmente avremmo fatto meno fatica. Cioè, se avessimo insistito fin dall'inizio sulla diffusione degli standard aperti, dei formati aperti, il software open sarebbe venuto quasi come conseguenza naturale. Invece, avendola presa da questo lato, so che è una provocazione. Però abbiamo ottenuto cosa? Che adesso tutti sanno bene che cos'è il software open, però poi ti mandano comunque, anche se tutti usano software aperto, non so, LibreOffice, però ti mandano il file docx. E quindi uno dice, ma allora che senso ha stare lì a mettere enfasi sull'applicativo che deve essere open, quando poi l'informazione che viene salvata è sempre in un formato proprietario che quindi è controllato da colui che sa come è strutturato questo formato? Quindi... Beh, oddio, io sui formati aperti, soprattutto documentali, qualcosina ho fatto e qualcosina ho anche speso del mio tempo e dei miei soldi, ecco. Io ero al Ballo Resolution Meeting a Ginevra, quando è passato OXML, io ho fatto campagna e ho esposto pratiche non esattamente commendevoli di un produttore in Italia. Mi hanno chiamato e mi hanno parlato anche autorità antitrust mondiali e per chiedermi cos'era successo, perché io ero alla guida del movimento italiano che in un info ha partecipato per contrastare il fatto che si cercava di sovvertire il meccanismo di creazione degli standard. E poi comunque io partecipo comunemente, sono stato No, ma invitato da allora, Ezio, che tu sia in quando prima sono qua. linea lo sappiamo, però la mia provocazione, cioè, È una cosa la mia che si provocazione tu lamentano. come la vedi? Cioè il fatto se l'avessimo presa dall'altro lato, cioè se invece di insistere su codice Ma la sorgente, premessa è sbagliata, ok. perché l'abbiamo preso da. Cioè, quando si parla di open source, si parla anche di standard aperti, e non si può parlare di open source senza parlare di standard aperti. Non sono due cose diverse, No, sono lo due so, facce certo, opposte della sono... medaglia. Io, quando abbiamo parlato questa diretta, abbiamo aperto dicendo, parlando del cloud, e il cloud è un problema anche di standard. Internet e sono standard aperti. Beh, non inganniamoci, gli standard aperti esistono e ce ne sono tanti e sono utilizzati. Il fatto che riusciamo a parlarci oggi è dovuto al fatto che esistono degli standard aperti. L'HTTP, il TCP/IP sono degli standard aperti sicuramente. E ci sono anche delle grandi imprese, cioè Google stessa si è fatta paladina di standard aperti, ha investito soldi per dei formati, e adesso in formato audio-video ci sono delle iniziative per portare anche qui degli standard che non siano coperti dai brevetti. Abbiamo fatto la battaglia sui brevetti software, e questa qui negli standard di interoperabilità, il fatto che vi siano dei brevetti è uno dei grandi problemi. Bene, bene. Non è